Buonasera a tutti da Fabio Sinatti e Moreno Sinatti. Questa sera trasmettiamo, diciamo, la manifestazione della Eco Mezza Maratona del Casentino, una manifestazione la quarta edizione che si è spostata ogni anno in una località diversa del Casentino, quest'anno Rassina. Avete visto, diciamo, prima la banda che ha, diciamo, atteso la partenza con l'inno nazionale. Fra l'altro, in precedenza avevano inaugurato anche la piazza dell'Avis proprio lì a Rassina, con la presenza anche del sindaco, quindi sì, una cerimonia particolare. Cioè, rispetto alle altre edizioni mi sembra la più organizzata bene, nel senso c'erano più autorità, c'era anche molta assistenza lungo il percorso, c'erano tantissime ambulanze, gente con la bicicletta, quindi era sicuramente il comune di Rassina Castelfocognano, quindi sì. Teneva a fare bene questa manifestazione. Ecco, poi fra l'altro, come dicevi te Moreno, forse più organizzata ma anche più partecipata, sì. Perché quest'anno effettivamente è stato un grande successo. Cioè, io facevo i calcoli, fra adulti e ragazzi e non competitiva, circa 400 persone sono venute, quindi c'è da dire anche che Rassina è messa bene rispetto, sì, all'Alto Casentino, è messa bene anche per Arezzo. Arezzo è molto più facile spostarsi e venire a gareggiare lì, qui a Rassina, che andare a Stia oppure a Poppi. Ecco, qui intanto sono partiti concorrenti, il primo tratto proprio in mezzo al paese di Rassina, e poi si sono tutti, diciamo, inseriti in questa pista ciclabile che sicuramente da un punto di vista, diciamo, naturalistico è sicuramente il top, cioè, quindi non ha permesso, diciamo, ai mezzi motoristici. Sì, lontano dal traffico, c'erano solo le biciclette e la moto di ripresa, poi non c'era nessun altro, quindi... Come percorso era tutto lungo l'Arno, quindi uno, insomma, vedeva, sentiva anche il rumore e il fruscio dell'acqua mentre scorrevano in alcuni casi. Ecco, qui vediamo proprio la grande partecipazione degli appassionati, direi anche tanti non competitivi, sì, che hanno preso parte alla competizione proprio perché piaceva il percorso, insomma, quindi tutto sommato era una possibilità nuova di poter correre insieme a tanti altri, cioè, invece di farlo da soli, insomma. Cioè, ecco, rispetto agli anni precedenti era anche meno dura, meno impegnativa come gara, perché... Sì, anche se poi alla fine il risultato fine, abbastanza, sì, impegnativo, no, infatti, dura. Sì, io sono arrivato e ero stremato, si sente anche adesso le conseguenze, ho corso con la febbre, quindi, però il percorso, ecco, è questo qui, non era sempre in pianeggiante, c'erano dei salitini e discese. Sì, un po' nervosetto, insomma, come percorso c'erano piccoli saliscendi, sì, che però... abbastanza impegnativo, però a correre quasi sul ritmo, quasi. Ecco, vediamo proprio abbiamo proprio voi inquadrato anche la parte dell'anno, quindi costeggiare, hanno corso bene, facilmente, anche con una temperatura tutto sommato mite, e quindi questo ha permesso anche ai concorrenti di potersi un pochino misurare con le proprie caratteristiche anche attuali, diciamo, di forma. Ecco, cioè, qui vediamo che ci sono solo i corridori, ma quando ci avvicinavamo verso Bibbiena o i dintorni, lì c'erano anche molti camminatori che sicuramente la domenica fanno questa camminata, utilizzano precisa, proprio, sì, questo, sì, percorso per fare allenamento. Sì, abbiamo visto intanto il Mubarchi, ecco qui talonato da Filippo Occhiolini, Alessandro Annetti e Capacci, che erano, diciamo, a seguire, e poi qui il gruppetto di coloro che facevano c'è Tarquini, c'è quasi la 10 anche qualcuno, diciamo, che faceva invece la 20, sì, con Cristian Taras, poi Fatichenti, poi c'era sì, Bettarelli, poi Ragazzini, il Refi, sì, il Bucca, il Refi, Antonini, insomma, questi erano un po' gli atleti che, tanto che gli ha un Bonini che sta, diciamo, inseguendo. Ha fatto la 10. La 10, sì, poi il Mattone, l'altro atleta, sì, diciamo, di casa. Che, e poi che, chiaramente il ritmo è stato già subito molto sostenuto perché il Mubarchi ha dato subito una strattonata importante che poi ha mantenuto anche nel proseguo, diciamo, della sua gara, quella degli 10 chilometri. Quando l'ho incrociato al Giro di Boa aveva meno vantaggio rispetto a quello che si è visto alla fine in secondi, ecco. Sì, ecco, qui intanto vediamo proprio vediamo anche la Barneschi Francesca, reduce dalla Roma Ostia, che ovviamente si cimentava non un'altra mezza maratona, ma in una 10 km che gli dà un pochino più di brillantezza anche muscolare e tecnica. Vediamo del Siena Maurice che poi ci ritirerà. È stato costretto al ritiro. E poi la Bilardinelli invece, che in campo femminile, contornata da un sacco di uomini, no, ha fatto la gara lunga, insomma, ecco, quindi strapazzando un pochino tutti gli altri.
la categoria veterani molta, sì, molta c'era partecipazione, molta partecipazione e molto sì, incertezza, insomma, ecco. Sì, qualcuno rispetto alle previsioni pensavo che andasse meglio, sicuramente le forme ancora non ecco, ci sono. Intanto vediamo anche la Valentina Mattesini che è alla sua seconda gara dell'anno e quindi già subito la terza gara dopo la Strasimen campione italiani e diciamo si è ripresentata qui nella gara diciamo di 10 km del Casentino e sicuramente ha fatto un'altra bella prestazione, quindi sta ritornando sì, ai buoni livelli. Se continua così penso che fra un mesetto, diciamo anche due, darà dal filo da torcere da tantissime donne. Ecco, qui intanto vediamo anche Serboli, vediamo che anche lui è reduce dalla seconda, terza, mezza maratona diciamo quest'anno, quindi è uno che predilige un po' questi sì, percorsi un pochino più lunghi. Sì, va a cercare quasi le gare in questa maratona. E poi qui Andreini, vediamo, ecco che... Andreini, un veterano. Poi Lelli Filippo, insieme a Rosai, un pochino leggermente sottotono Rosai, io però penso sta riprendendo. Penso Rosai mi sembra la prima volta che lo vedo correre quest'anno, quindi sicuramente era un po' è stato fermo, non era allenato, ecco, piano piano si diventano... Si... Ecco, molti partecipanti anche del Casentino hanno preso parte a questa competizione, diciamo... Sì, che di solito non si vedono nelle nostre gare, neanche ad Arezzo, quindi sono... Cioè anche loro si spostano poco, quindi sicuramente quando è più vicino una gara è più comoda a tutti e poi è facile partecipare. Direi sì. Che il Casentino attrae tantissimo anche con questa cosa, quindi intanto vediamo Casi, poi Calabro che quest'anno sta andando molto forte, fra l'altro nelle ultime classifiche del Gran Prix. Esatto. È quello un pochino più scarso rispetto a fratello. Però. Ecco, direi che anche nella classifica del Gran Prix si sta verificando delle situazioni particolari. E già fin da questa sera potrete vedere le nuove classifiche del Grand Prix dopo la gara di diciamo di Rassina in cui si vedono i distacchi particolari, si vede che Raffi Mirko ancora è saldamente al comando ma ha ridotto il suo vantaggio nei confronti di Fatichenti che in queste gare ha guadagnato qualche punto. C'è da dire che Raffi Mirko è a pieno gara, mentre Fatichenti c'è una gara a meno. Sì, è una di, ogni però c'è un bonus in più che gli permetterà di avere qualche alla punto fine, più, però, alla fine no. Sì. Quindi ecco anche questo tutto è comunque sempre molta in evoluzione questa gara del Grand Prix, la prossima, l'ottava prova sarà quella di San Zeno, un'altra gara importante, direi molto spettacolare e al tempo stesso impegnativa e molto premiata. Una parte impegnativa che va intorno al decimo chilometro, mi sembra, no, decimo chilometro, che c'è quella... la salita quella che porta salita su circa un chilometro che porta su in alto e poi dopo... Ecco, poi vediamo Flori Di Lucio che è ritornato, sì, diciamo, sempre, protagonista sempre, un sì, po' sì. Della categoria degli argento... e quindi anche quest'anno vuol far sentire la sua voce, è mancato in un paio di gare, però ecco qui intanto vediamo il ritorno proprio dopo il Giro di Boa, vediamo questo ritorno di Bumarchi, Annetti Nucchiolini, Capacci. Capacci proprio nello spazio di pochissimi metri, quindi è stata veramente al Giro di Boa erano quasi tutti una insieme, lotta e poi dopo... serratissima, insomma, ecco qui vediamo ancora invece gli atleti che stanno transitando nel passaggio, questa leggera discesa che mette un po' in condizioni di poter correre più facilmente da parte dei concorrenti. Ecco, vediamo anche Mazzarelli che quest'anno si è dedicato anche lui alle mezze maratone, alle gare un pochino più lunghe. Quindi vedremo. Ma quelli un po'. Da Subiano Marathon, molti sono quelli che fanno le gare abbastanza più lunghe e i trail rispetto alla nostra società, che non è che siamo molto propensi per queste gare qui, facciamo altri tipi di gare più brevi, più veloci, insomma. Ecco, vediamo Pellegrinelli, abbiamo visto intanto la Barneschi Francesca saldamente al comando della gara della 10 km. Con Fontani Massimo. E qui vediamo che stiamo recuperando un po' i vari atleti. Che insieme a Fontani è in testa la categoria veterani, mi sembra. E ora non ho sotto mano le classifiche, sì. Quindi vedremo. Ghiacci, che ha fatto la 10 km, perché anche lui ancora non è. Ecco, diciamo che il percorso della gara dei 10 km, chiamata 10 km, era 9.700, sì. Mentre quella della 20.21 era 20.400. Il mio orologio ha dato 19.990, insomma neanche 20. Qualcuno ce la dava per 20.400. No, il mio era, con il mio cambio, neanche 20 km, mancava qualche metro. E qui vedete proprio questi a specie di andare, diciamo sotto anche la superstrada, strada, insomma, sì. Che costeggia. Fra l'altro molti potevano vederla anche da sopra la strada, quello che avveniva lungo l'argine dell'Arno. Questa qui è una pista ciclabile che va da Rassina a Ortignano Raggiolo, quindi 10 km, beh, direi
percorso molto No, vario per coloro che praticamente vogliono, diciamo, sì, allenarsi in anche perché tranquillità. sì, non è neanche monotono perché non è tutto diritto, quindi segue la strada, segue l'anno, l'anno non è diritto, quindi ecco Soldini che è uno che non è, cioè, non è al massimo, è Fontani Massi, è Fontani che è in forma adesso nella propria categoria, quindi Fontani Ettore, sì. Fontanietteri, sì, che effettivamente sta viaggiando molto forte, ha messo tutti in riga, ha messo Sì, in ma particolare. dall'inizio dell'anno che sta andando bene, quindi Quindi, ma poi soprattutto anche nelle distanze un pochino più lunghe sì, si è che dimostrato, diciamo, ancora perché vince anche a molto. Castiglione del Lago la 21 km l'ha Esatto. vinta lui, quindi vuol dire che insomma sta, ecco, sono queste le distanze che adesso ultimamente Ecco qui predilige. veniamo Brezzi, Stefano e qui Fontani insieme al Bonini con il ritmo giusto, insomma, Però Bonini ecco. c'è da dire fa la 10 e lui fa Sì, sì, la sì, sì, sì. 20. E qui vediamo, ecco, che Tarquini, diciamo, in questa zona, diciamo, alberata, ancora, diciamo, la primavera Certo, in questo questo. sarebbe stato bello farlo aprile. Aprile Sì. sarebbe Quando sarebbe sarebbe tutto stato il verde massimo. sarebbe stato Sì. molto spettacolare, insomma, ecco. Qui vediamo Ragazzini e poi Bettarelli. Bettarelli insieme a Bucca, anche altra testa che viaggia, e Farinelli. Farinelli, sì. Farinelli che ha dimostrato una corsa molto fluida, molto dinamica. E qui sempre con Cristian Taras che chiaramente controllava un po' la situazione, sappiamo che ora sta Sapeva che era, viaggiando in cioè, anche lui l'hanno periodo buono. messo come favorito, Sì. E quindi si è risolto in quel modo lì. qui vediamo ecco che Imbarchi stacca un pochino i vari concorrenti, qui vediamo Filippo Occhiolini, poi Alessandro Annetti, quindi c'è stata proprio una sferzata Ecco, qui quando siamo non abbiamo ripreso a e qui giro di siamo boa al siamo. Gioriboa. E questi, cioè, mentre prima erano quasi insieme, Sì. qui ha allungato decisamente, quindi questo atleta che a volte riesce a fare delle gare belle, altre Sì. volte di meno, quindi si deve un pochino ancora assestare, come si suol dire, ecco, quindi si può permettere di fare queste cose. Quindi intanto vediamo questo Gioriboa in cui qui c'era quelli della 10 km sulla destra giravano, mentre a sinistra Andavano andavano gli altri, sì. quelli della 21. Ecco, qui vediamo proprio questa divisione dei due settori in cui il gruppetto di testa della 21, della 20 erano tutti insieme, erano, quindi non c'era ancora diciamo, la separazione, insomma, ecco, la frantumazione nella testa della corsa. Qui intanto vediamo nel ritorno, e quindi stiamo andando verso la zona dell'arrivo per quanto riguarda i battistrada della 10 km con il Bubarchi che chiaramente comincia a controllare, Alessandro Annetti che sta progressivamente migliorando la sua condizione fisica, quindi anche lui probabilmente nel giro di un mesetto neanche Questo dipende, sì, è potrebbe problema. rientrare, diciamo, nell'elite, diciamo, come era lo scorso anno. Anche Filippo Occhiolini, nonostante, diciamo, gli infortuni che ha avuto, sembra che abbia recuperato Sì, abbastanza. ma non è Però, rimasto soddisfatto di questa gara, pensava di andare meglio e sicuramente effettivamente, diciamo, considerando un pochino tutto, qui intanto siamo Sì, ancora. guardando la gara di domenica scorsa, campionati italiani a Gubbio, doveva essere Sì. più avanti. Sicuramente le giornate non sono tutte uguali, quindi Certo. E qui intanto vediamo ancora diciamo, il giro di boa, ecco, anche per quanto riguarda il settore femminile, passato la Valentina. prima in precedenza la passata, e mentre gli altri proseguono nella gara della 20 km. Quindi qui c'è questa separazione che sicuramente per alcuni è provvidenziale, per altri invece ancora siamo soltanto a un quarto di gara. Quindi Sì. diciamo che ecco, vediamo Munnanni che Lui ha fatto la 21, sì. E perché al lago fece la 34, quindi dico, per il 21 non so niente, no. qui ecco chiaramente gli atleti stanno, ecco vediamo Flori Di Lucio che con il suo passettino corto, Scaglia che Scaglia che invece fa è la un 10. argento, ecco, noi due argento insieme, però probabilmente non è ancora in Ecco, è condizioni passato anche Mannuccini. Mannuccini, che è la prima gara che rifà dopo, da Sì, quest'estate anche non lui gareggiava. l'infortunio, la pubalgia, però ha ripreso e direi che ha preso anche abbastanza bene. Pertanto, insomma, ecco, vediamo un pochino, qui intanto vediamo gli atleti Bui, il dottor Bui di Decina lunga, sì. Sinalunga, e poi qui la Drauli, addirittura nel settore femminile, lotta serratissima fra la Drauli e poi la Lacrimini, poi vediamo qui la Sanarelli, Nicoletta, che a un certo punto si pone intorno al terzo posto, strada facendo. Quindi molta incertezza anche nel settore femminile, soprattutto nelle posizioni di rincalzo, non tanto per la testa, ormai sapevamo Sì, la fin favorita era, sì. dalla partenza che la favorita era
era la, diciamo, la beata di Roberta, quindi ecco, intanto vediamo ancora transitare i vari concorrenti che si susseguono nel passaggio. Bertocci, qui vediamo poi, ecco qui Taccari, anche Taccari, sì. Taccari che sta lottando molto nella categoria Quest'anno sì, mi degli sembra non ha argento. perso una gara, l'ha fatta E tutta poi per adesso. Lombardi lo stesso, anche Lombardi sta viaggiando, ecco Santini. E qui andiamo al traguardo della gara della 10 km e Nubarchi che va a vincere con 31,50 davanti a Alessandro Annetti, 32,55, un distacco molto netto, diciamo, nella testa della corsa, e 33,30 per quanto riguarda il terzo, che è Filippo Chiolini. Quindi questi sono i primi tre atleti classificati in questa, ecco, anche molto pubblico, diciamo, in zona arrivo, quindi è Cioè, no, era... piacevole anche questa cosa no, qui, ecco. l'arrivo così diretto molto spettacolare, direi. Ecco, poi arrivano Bartolini Patrizio, ecco qui con 6-4-4, invece Qui c'è la Valentina, già arrivata con il figlio e il sì, marito. qui ci sono alcune immagini, ecco, di Mannuccini Davide, quindi un po' di immagini, diciamo, dell'arrivo della gara della 10 km, per poi, ecco, quindi Scaglia Gianmarco, anche lui ritornato, alterna un po' le gare anche lui dagli impegni di Impegni di lavoro. lavoro, sì. Vediamo anche Felici, alcuni che non se la sentivano di fare 20 km, anche perché negli ultimi tempi c'è chi ha fatto la 20 km, ha fatto la maratona, che ha fatto un'altra mezza maratona, quindi Felici era uno di quelli che le tanto. faceva tutte, quelle lunghe, quei tre lunghi, mi sembra ultimamente un po' mollato, si è dato più. Ha Ecco, Governini che aveva, avuto il lutto diciamo, in la famiglia, scomparsa sì, della in mamma, settimana. della madre proprio 2 giorni prima, ha voluto, diciamo, anche ritornare un po' nella normalità gareggiando a questa competizione. Abbiamo visto Cicerone, abbiamo visto giungere al traguardo Volpi, Cristian, altri atleti che si susseguono nella zona del traguardo. Arriva Massini Michela dell'Atletica Futura, poi Landi Grande Alessio, Alessio, Ovani Pupane Natascia, Natascia. eccole qua che stanno giungendo al traguardo. Direi anche un numero, beh, un'ottantina di atleti giungere al traguardo di una gara di 10 km quando la privilegiata è la 20 km, non sono pochi, No, no? è Quindi perché, come dicevamo prima, molti da 20 km non ce l'hanno le gambe, 10 km è la portata di tutti. vediamo anche Fabianelli Erika, ecco, che giunge al traguardo. Diverse forze nel settore femminile hanno voluto partecipare alla gara più breve. Vediamo Donzemiglio, Emilio, diciamo, con qualche difficoltà anche lui nella parte conclusiva del percorso, perché lui deve abbinare problemi familiari Familiare, con sì. a volte anche la corsa. Non più giovanissimo, perché anche lui è del È quella 40, categoria ora. 40, 70, 70 anni adesso, sono poi Calderini Mauro. Eccolo qua, il nostro amico sempre presente di Citerna, e poi Gibin Amilcare. E adesso uno stacchetto pubblicitario, e poi torniamo con la gara della categoria della 20 km. Ecco, ora proseguiamo con la gara della 20 km. Vediamo Pagliuca in questa frangente, e qui stiamo recuperando un po' gli atleti da dietro per cercare di risalire e andare sulla testa della corsa. Questo percorso qui insieme a Vellutini, Eri Moreno, Sì, quindi. e qui dopo mi hanno lasciato perché io ero proprio crisi, crisi, crisi. Però ecco, qui è un tratto di percorso che si corre No, si molto, corre molto bene, bene, sì. insomma, ecco, quindi questo. E vediamo i vari concorrenti molto frazionati ma A gruppetti, vicini, sì. quindi non No, è particolarmente il distanti. problema che se rimani solo quasi, cioè o sei abituato a correre solo, se no qualcuno rimane, perde il ritmo, perde... Io sono abituato a correre solo, quindi non ho avuto problemi quando sono rimasto solo. Ho avuto problemi che non ce la facevo più, ma insomma. Lombardi non è andato male, non è Lombardi sì, è arrivato andato con secondo i di categoria, mi Taccari. sembra. E che ecco, dopo ha risalito. Anche il Taccari, sì, poi vediamo qui Santini, abbiamo visto in questo gruppetto, piano piano stiamo risalendo ovviamente verso la testa della corsa per vedere, ecco, Milani qui in questo frangente, ancora si rientra su nella parte più avanti del percorso, ecco qui un gruppettino di, diciamo, Canuto, mi sembra, poi Zangrilli e Marchetti, qui vediamo questi due atleti. Qui ancora il percorso è pianeggiante, poi dopo quando, ecco, A giro di vedi boa c'è la Nicoletta salita. Sanarelli, che ha viaggiato molto bene, è andata molto, molto forte anche lei, direi, ecco qui la Drauli,
che era lì, poi viene, addirittura viene recuperata in un certo periodo, poi dopo lascia di nuovo la compagnia. Quindi intanto Casi con il suo ondeggiante, poi Ghezzi. E nello sfondo vedete Bibbiena, vedete, quindi intanto Calabrò sempre insieme a Taras Riccardo, Taras, sì. Bui. Bui è andato molto bene, direi. Questo gruppetto anche di Siena sono Fino a andati, Lucca. Sinalunga, dico, sono andati molto bene, sono andati Mencacci Gianni, poi ecco. Qui intanto vediamo la Crimini Patrizia, che in questo momento era seconda, secondo posto, e quindi stiamo risalendo. Ecco, ora qui comincia a essere una leggera pendenza, però ecco, questo tratto qui ovviamente tende a salire. Sì, la Dopo seconda la seconda parte era più parte. favorevole, era. Lasciarono ogni tanto, c'era qualche ponticello, quello con la curva, insomma lì sentivo abbastanza. Ecco, Ecco, qui vediamo qui proprio, c'era sono anche qui quindi c'era. quei piccoli Sì. avvallamenti che però probabilmente anche muscolarmente se ne risente, insomma, Sì, ecco. perché non è mai pianeggiante, pianeggiante non è mai. Ecco, questo Qui sembra, già qui si qui comincia a sale. salire, qui si comincia a salire un pochino, piano piano, però Magari se l'acqua scende, cosa servono. sale? Quindi se deve scendere da una parte c'è un po' di pendenza. E qui si sta raggiungendo, diciamo, a breve Ortignano Raggiolo, dove ci sarà poi Che posto. anche se non si è vista, perché noi non abbiamo visto niente, noi Sì, no, si eravamo costeggia fuori, proprio, tutto fuori, sì. fuori, E sì. questo rimane proprio lungo proprio diciamo, il fiume Arno. Qui vediamo la Belardinella insieme a De Brandi e poi Rosai, le abbiamo viste insieme. Poi qui si comincia ad andare un pochino più avanti, abbiamo visto anche Mori Lorenzo, poi. Ecco, qui si va, ecco, Giro di Boa inizia qui, dall'altra Ecco, parte Di invece. Miceli, ma Di Miceli anche lui è No, andato, anche, non va. è andato bene. Poi qui Valle Longa insieme a Brizzi, eccoli qui, qui Mazzarelli, Mazzarelli, Allori, Soldini. abbiamo visto Bici, in questo caso qui, Foni, poi questo ragazzo Era giovane quello della lì, Subiano Malo, era comunque lui, Mori, muore questo. Mori Lorenzo, Sì, che sì. però ecco qui c'era E il qui c'è Refi e Fontani Refi. e Refi, No, c'è da dire di poi Mori. Mori, primo Farinelli, sì. anno junior, se non le dovrebbe fare queste gare qui. Perché qui perde tutto il ritmo, perde tutto. Cioè, io È un se. appassionato di queste gare Sì, lunghe, però. però ogni tanto bisogna guardarci, sì, Sì. dovrebbe stare più attento perché potrebbe avere delle potenzialità No, ha importanti anche in fatto gare la mezza molto. Casino del Lago. Ha fatto Un'altra questa. mezza, sì. Non è che. Non, è per lui, è perché migliorerebbe se facesse altre gare. E qui addirittura Fatichenti è secondo dietro a Tars. Cristian Taras, che ovviamente aveva preso, diciamo, il comando della gara nettamente. Qui aveva un vantaggio abbastanza importante. Qui siamo proprio nella salita che poi porta di nuovo a tornare Ecco. indietro. Questo è il tratto abbastanza, diciamo, impegnativo. Qui sembra che sia finita, c'è leggera salitella, ma insomma poco meno. Fatichenti ancora regge al secondo posto, ma dietro li tallonano Farinelli e Bucca, No, io ero di sotto, e infatti poi anche li vidi. Bettarelli e Ragazzini. Quindi anzi qui addirittura pensavo che Ma qui ancora sono 10 km all'arrivo. apposta, questa è una gara, ora diciamo che è un po' tutta favorevole. Qui intanto vediamo anche il Refi Mirko, che non è andato male, non è andato a mantenere. Poi Fontani, che ha perso qualche metro nei confronti di Refi. Poi qui abbiamo visto Mori, abbiamo visto anche tutti Mattoni, poi Allori. Allora, qui ancora Poi c'era un bel tratto, c'era tu detto, qui eravamo Bici, proprio. abbiamo visto anche, ecco, questi sono un po' gli atleti Eravamo a che. Giro di Boa quasi, proprio nella parte proprio più lontana, quindi ancora ce n'era tanta la strada da fare. Brezzi che porta un po' i piedi verso l'esterno, invece di portarli più avanti, avanza, ma veramente la stanchezza si fa sentire, insieme anche Di Michele. a Di Miceli, che invece sembra concentrato un po'. Queste gare l'appassionano, insomma, sotto certi aspetti. E qui avevamo anche dei triatleti, Vecchioni, Lorenzo, Montemignaio, poi la Bilardinelli Roberta, che ovviamente faceva un Sì, po' sapeva i comodi suoi, com'era. insomma, ecco, non aveva grandi difficoltà. Dietro sapeva che la Lacrimini era molto distaccata, quindi poteva comportarsi anche in maniera più tranquilla, quindi senza forzare più di tanto. Qui intanto stiamo recuperando, ecco, qui siamo la Drauli insieme alla Nicoletta Sanarelli, che sono al terzo e quarto posto, e quindi lì si poteva prevedere anche un arrivo, un volato, oppure
Invece dopo, ecco, in questo tratto di discesa per qualcuno è stato, diciamo, un recupero positivo, per altri un po' di meno. E quindi è chiaro che qui ancora la gara era molto lunga, era, anche se, come dicevamo, favorevole come tracciato in questo caso qui. Qui vediamo che gli atleti stanno tutti proprio in fila indiana, ma ce ne sono diversi. No, veramente direi una giornata bella da un punto di vista No, anche dei numeri, come edizione è anche. stata la migliore, penso, a livello anche numerico, di, Certo, perché poi anche nella gara anche di clima. cioè, anche quelli, sì. Considerando insomma che 163 arrivati Nella 20. nella 20 km non sono male, alcuni sono ritirati per dire. E poi un'ottantina di quell'altro, insomma, in questo periodo che ci sono tantissime gare in giro, sono numeri che cominciano ad essere abbastanza importanti. Qui vediamo la Belardinelli che con Peluzzi, poi Rosai che sta tirando, lei sta tirando addirittura, quindi qui Stefano che anche lui è andato, beh, non è andato malaccio, non è andato insieme a Grandai, sono ancora Vallelonga, anche l'atleta del Fiorino che sta. Gareggia spesso dalle nostre parti. Sì, Soldini, ecco poi qui certo. Soldini, Prezzi, insomma ecco qui sta recuperando Mazzarelli, un pochino in leggera difficoltà, però sai, la gara insomma, ma poi alla Qui, fine è da lunga, questo eh. punto qui, ecco, ci saranno 6 km all'arrivo, anche più. Sì, man mano, ecco, man mano che si avvicina al traguardo aumentano anche i distacchi fra i vari partecipanti, quindi insomma ecco anche noi stiamo risalendo. Allori Mattoni, Mattoni concentratissimo, chiaramente atleta di casa, poi Mori è andato anche bene, anche lui. E poi qui, ecco, si è ricompattato il gruppetto, diciamo la coppia tra Fontani e Refi, poi Bettarelli che non desiste, diciamo, dal muovere la testa, però ormai è un modo di correre. Poi Ragazzini, qui vediamo Bucca che sta, Qui siamo e qui si a giro di stanno, boa del 5º chilometro, era qui si quasi quando. stanno, ecco, qui è stato recuperato. Da Farinelli è stato recuperato Fatichenti e quindi fra l'altro Farinelli ha due leve, diciamo, no, non male, ragazzetto giovane, cioè, relativamente giovane, insomma 77 su Fatichenti, dico 82 su Fatichenti 77, quindi. E poi Cristian Taras che ovviamente ha una padronanza della corsa ormai tranquilla, qui aveva un vantaggio ma addirittura diciamo di 400 metri, anche forse più, e quindi non era in debito, pertanto poteva fare la gara come È voleva. E uno che parecchio che corre, quindi se quando sta bene sa gestirsi, quindi non qui è che. lo vediamo al traguardo con 13:04 che va a vincere, quindi complimenti per Christian. Al secondo posto invece giunge Andrea Farinelli della Delega Sestini, 1:14:52. È il primo suo secondo posto, piazzamento, non era mai arrivato secondo. Comunque soddisfatto. Al terzo posto l'abbiamo sfuggito perché c'era cambio di telecamere per Lorenzo Bucca. Quarto posto per Fatichenti Leonardo. Quinto posto Ragazzini Giacomo. Sesto posto per Stefano Bettarelli, che l'abbiamo visto. Poi Refi Mirko al settimo posto. All'ottavo posto giunge Antonini Mario che è andato molto forte, è andato su Ettore Fontani che ha perso nel finale un po' di posizione, però ha vinto la categoria B. E poi Luca Rosi che è arrivato al decimo posto della Chianina Running, poi Mattoni Angelo 11° posto, Allori Fabio 12° posto, che precede proprio in volata Bici Matteo e Foni Massimo. Poi ecco giunge anche Mori Lorenzo in questo momento, poi Shelly Luca, Mattesini Fabiano, poi dovrebbe arrivare Brezzi Stefano, ecco qua Brezzi Stefano che arriva al traguardo, Mazzarelli subito dietro, quindi ormai qui sono un po' selezionati, Se poi arrivano. questo tratto è È appena in favorevole questo. discesa, sì, quindi tutti Poi tendono a fare. Soldini, poi Vecchioni Leonardo, nel finale Di Miceli al 22° posto, qui arriva anche Stefano Sinatti Siamo che andai. insieme a Gandai al 24°-25° posto, poi eccoli qua che giungono al
al traguardo. E poi vediamo la prima donna, Norberta Bellardinelli, con il tempo di 1:24:42, che va a vincere questa prova. Mentre intanto arrivano altri concorrenti. Al secondo posto abbiamo detto giungere Lacrimini Patrizia. Intanto abbiamo visto anche Frontani Massimo. Allori Fabio. Era Frontani Massimo quello lì. Era Allori. Ecco qui poi ancora arriva Guerrini, poi Lelli Filippo. Marraghini Davide. Eccole qua, poi Organai Cristian, Riccardo Taras in questo sono già passato, quindi chiaramente qui ci sono un po' gli arrivi del gruppo. Direi però grande applauso anche dai concorrenti, dalle persone che sono lì nella zona del traguardo. Qui intanto arriva Serboli insieme a Bui. Ecco, arriva anche Monnani in questo gruppetto di partecipanti. Quindi adesso dovrebbero esserci un po' ancora qualche arrivo e poi le premiazioni della gara. Come abbiamo Calabro che sta viaggiando bene, ecco anche Flori Lucio che un pochino ha qualche problema, sa, quel braccio sinistro. Qui vediamo anche Lacrimini Patrizia che è arrivata seconda della categoria femminile, poi Drauli la terza del settore femminile insieme a Ghezzi, e poco dietro dovrebbe essere, ecco, Sanarelli. Nicoletta giunge al traguardo sempre molto sorridente. Quindi mentre intanto vediamo susseguirsi gli arrivi nella zona del traguardo, direi che la manifestazione è organizzata dalla Running di Poppi nel Casentino, tanto arrivi anche te abbastanza distrutto, non vedevo l'ora che arrivassi. Ecco, dicevo, per quanto riguarda intanto che abbiamo qui le premiazioni, chiaramente sono state anche gare del settore giovanile, ma non abbiamo le immagini di queste categorie. Le premiazioni invece sono state elaborate, diciamo, dalla Zoccola Marina, la sorella, poi tutto lo staff, diciamo, del Atletico Casentino Poppi, che sono stati presenti. Pensiamo anche ai ragazzini, anche, oltre 120 ragazzini. C'è da dire anche che le persone sono andate più da fare, che era Lorenzo Dori Mattini Luigi, che non hanno neanche gareggiato proprio per seguire la manifestazione. E poi chiaramente Marina Zoccola, vediamo che fa anche un po' da speaker, ci alternavamo un po' in questa funzione. Qui intanto vediamo i tre, mancava il Mubacchi, diciamo, della categoria dei 10 km, poi qui vediamo Migliacci e Felici, chiaramente poi Scaglia, Gianmarco, e poi la categoria femminile con la Barneschi, Mattesini nella 10 km, qui vediamo i tre assoluti. E con questo chiaramente l'appuntamento è per la settimana prossima per quanto riguarda la San Zeno, sì, il 2 di aprile, la manifestazione, vediamo gli assoluti femminili con la Bellardinella, Cremini e Drauli. E ricordiamo il 2 di aprile a San Zeno, nella zona dell'inceneritore, ci sarà questa competizione valida per la Run Day con Decathlon. Potete fare l'iscrizione direttamente a Decathlon e qui l'arrivo di Bignardi. Con questo vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Allora, siamo con Attilio Niola che ci racconta un po' la sua storia in breve. Riassunto breve. Ho 34 anni e cioè sono iniziato da 2009, ho iniziato a correre. La mia prima gara è stata a Chianciano da Stefano, ma la mia prima gara è arrivato 12esimo. E da lì siamo ripartiti un pochino a migliorare. Poi niente, poi sono entrato nel Bravia delle Botti e da lì mi sono messo a impegnarmi per bene, allenarmi e tutto con Valentini, che lui mi ha dato anche una mano su questo. Il mio obiettivo di quest'anno è la Roma Ostia, che
perché vorrei fare un'ora e dieci, si spera, poi io ce la metterò tutta e vedremo se riesco a fare. Poi da lì c'è un altro obiettivo, c'ho il Brevio delle Botti, l'ultima settimana di agosto, anche lì vediamo. E poi dopo, anzi, il mio obiettivo ancora prima sarebbe la scalata a Castello, di riuscire a non farmi addoppiare, però anche lì sarà dura parecchio, sì che ci provo sempre.